Si cerca di tornare alla normalità a Orciano di Pesaro dopo la paurosa voragine larga circa 20 metri e profonda 10 che venerdì scorso ha inghiottito parte della provinciale 5 bis, la strada principale che attraversa il paese. Ad aprire i battenti domani tutti i 5 gli esercizi pubblici chiusi in via precauzionale con un'ordinanza del sindaco Bacchiocchi e dopo i sopralluoghi effettuati dai tecnici incaricati dal comune per verificare lo stato in cui versano gli immobili, stasera potranno tornare in casa i residenti evacuati la sera stessa, tutti ad eccezione del proprietario dell'immobile di Viale Kennedy a ridosso della voragine. Già stasera verrà notificata la revoca dell'ordinanza, per cui potranno tranquillamente tornare nelle loro case e domani riaprire negozi e lo stesso ufficio postale. Questo in quanto da verifiche effettuate non risultano sussistere condizioni tali da rendere pregiudizio alla salute pubblica. Il bilancio dei danni causati è ancora difficile da stabilire, così come le cause del cedimento. Ora si cerca di ripristinare il prima possibile la viabilità completamente stravolta. Abbiamo dovuto però necessariamente trasferire su altre strade, dirottare su altre strade il traffico pesante, perché all'interno del centro abitato comunque non potrà transitare. Rimane adesso il problema dei pullman che servono il territorio per la tratta di linea ma anche per il trasporto studenti. Su questo in parte già qualcosa è stato fatto, vorrei i prossimi giorni incontrare le autorità competenti per cercare sempre una soluzione comunque provvisoria per rendere il minor disagio possibile alla cittadinanza, alla popolazione e soprattutto anche alla popolazione studentesca che al momento ha grosse difficoltà per raggiungere i punti di raccolta. Il sindaco Bacchiocchi ci tiene inoltre a ringraziare Martina Galli, la ragazza di Orciano che quella sera stava transitando in Viale Kennedy a bordo di un Opel Corsa quando per fortuna ha intuito il pericolo, ha fatto appena in tempo a far retromarcia e si è salvata la vita. Poi, senza pensarci due volte, ha allertato il 112 e allontanato dall'area gli automobilisti che stavano sopraggiungendo. È stata coraggiosa, devo dire, ha dimostrato sangue freddo per essere riuscita con freddezza e lucidità a dare prima allarme. Che devo ringraziarla soprattutto per questo. E poi è stata anche coraggiosa nel darsi da fare appunto insieme ad altri che poi sono successivamente arrivati a creare delle condizioni in modo da non creare problemi ad ulteriori passanti. E vedremo successivamente come riconoscere questo lavoro che lei ed altri cittadini hanno fatto in questa circostanza purtroppo triste.